Ancora criticità su Ponte Bugiano. A fare il punto della situazione la presidente della provincia di Arezzo, Silvia Chiassai Martini. Nessuna chiusura senza la realizzazione di un ponte alternativo, questa è la posizione della provincia, mentre proseguono le trattative con il Ministero dei Beni Culturali e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sulle criticità di Ponte Bugiano, afferma la presidente della provincia, sto portando avanti da mesi un tavolo di confronto con i ministeri interessati e successivamente con la Regione Toscana e il Comune di Arezzo, che hanno dimostrato piena disponibilità a collaborare. Stiamo valutando, dice Silvia Chiassai, delle ipotesi risolutive e presto ci sarà un nuovo incontro a Roma. I lavori di restauro conservativo di Ponte Bugiano riprenderanno soltanto se sarà realizzato un ponte provvisorio capace di sopportare sia il traffico leggero che pesante. È mia volontà tutelare il manufatto, valorizzando l'ambiente circostante dal punto di vista storico-artistico e ambientale, ma è prioritario garantire un'adeguata mobilità ai cittadini e alle attività produttive che ruotano su questo importante crocevia tra Arezzo e il Valdarno, evitando i disagi subiti fino ad oggi con gli interventi di risanamento. La provincia, conclude la presidente, con costanza e determinazione è impegnata a risolvere definitivamente la questione. Per questo motivo l'aiuto dei ministri competenti e degli altri soggetti pubblici interessati è indispensabile, certa che tutti hanno a cuore questa importante realtà territoriale.